La mia riflessione è questa, che io ho vissuto metà della mia vita, per generazione, per così un generazionale, in un'epoca di serenità, a livello globale, planetario, ma anche cittadino, cioè ricordo, ho dei ricordi, diciamo, quando ero giovane, okay, di un mondo tutto sommato sereno, tutto sommato utile. Poi dal 2000, con la caduta delle due gemelle, quello che è successo a Genova, le repressioni di Genova del 2001, è iniziata una violenza che noi non avevamo mai visto, non l'avevamo mai vista e non la potevamo immaginare questa violenza così dura. Ed è continuato questo trend, è peggiorato, adesso con la guerra in Ucraina lo vediamo, no? Il peggioramento della violenza anche televisivamente. Cioè, io mi ricordo quando ci vedevamo della televisione, c'era un atteggiamento, no, da parte di chi faceva cultura, ma anche informazione, con una certa dignità, compostezza. Adesso invece vediamo violenza nel dialogo, violenza a tutti i livelli. E c'è una violenza anche di carattere più spicciolo, ma tremenda, come quello che è successo a Milano, nella stazione di Milano, che una donna è stata stuprata e picchiata in circostanze veramente agghiaccianti. E quindi questo cosa fa? Fa sì che almeno io personalmente, poi non sono giovane come lo dicono, questo devo dire alle nuove generazioni, però io questa situazione la vedo con terrore, cioè tipo una situazione, cioè vedo il mondo intorno a me come una cosa terrificante. Questo automaticamente limita le libertà, limita proprio il concetto di libertà, mi sento una persona meno libera perché vivo in un mondo terrificante. E questo è importante, questo messaggio di Rosaria Gazzetta. Rosaria Gazzetta decide di sfidare, no? Attraverso la pratica del coraggio, cioè mettere da parte questo limite della paura, no? Questa limitazione della paura, e fare un lavoro ognuno su se stesso per riuscire a superare questo limite psicologico, questo limite terrificante, sfidando, avendo la forza di mettere in gioco il coraggio. Intanto grazie a tutti, grazie in particolare a Rosaria, che nel suo essere docente in accademia mette un'energia particolare, un'energia in più, direi, tenendo al coraggio, ho avuto già modo di dirlo in un incontro che facemmo nell'iniziativa Oltre il Velo. Anche io sono uno di quelli che è sceso in piazza negli anni 70, ma tutto sommato ci divertivamo anche un po'. Certo, c'è qualcuno che ha preso le botte, c'è qualcuno che ci è rimasto pure, però non scendevamo in piazza sapendo che correvamo il rischio magari di finire giustiziati. E invece credo che Rosaria ci racconti delle realtà anche di questo genere. E quindi niente, grazie a tutti, grazie a Rosaria per il suo lavoro sempre forte, valido e energico. Grazie. Abbiamo necessità di sviluppare connessioni tra i due paesi, ed è quello che Rosaria Gazzetta ha fatto in grande, cioè lei è stata console di molto più che di un paese, perché ha tracciato praticamente una linea. Io, quando lei è venuta, mi ha presentato questo progetto, diciamo che l'ho accolto con grande entusiasmo, perché non era il desiderio di una persona che voleva inforcare una motocicletta e andare a fare un semplice viaggio, così come lo fanno tanti, perché quello significa confrontarsi con se stessi, cercare di trovare il coraggio per fare delle cose, verificare i propri limiti. Dietro c'era proprio un disegno, c'era un obiettivo ben preciso. E allora ho pensato subito a quelle vignette che ci sono da bambino, che univamo i vari punti con la matita e poi alla fine veniva un'immagine. E quello era il suo viaggio, lungo la Via della Seta, perché poi praticamente è più o meno quello che ha portato avanti come itinerario. Quindi ha fatto una cosa che secondo me, al di là del coraggio, appunto, è una cosa meritevole, perché ha prodotto questo documentario che vedremo, che secondo me è una testimonianza che poi deve rimanere da stimolo a tutti noi per cercare di fare qualcosa in questo mondo che, abbiamo detto, diventa sempre più.
Grazie. Quando ho conosciuto la nostra commissaria Piazzetta, io ero assessore al lavoro di questa regione, lavoro al personale, al demanio, al patrimonio, insomma avevo un bel po' da fare. Questa regione l'ho fatto per 5 anni e mezzo fino alla pandemia, fino alla fine del 2020. E quando l'ho conosciuta ovviamente mi ha stupito moltissimo. Io presa appunto dalle crisi, dalle preoccupazioni per i lavoratori, in Campania avevamo più di 400 crisi aziendali, quindi aziende e famiglie che da un momento ad un altro dovevano attraversare momenti difficili fino all'epilogo finale, quindi bisognava essere assolutamente concentrati su quello che potevano mettere in campo, sugli aiuti, anche da andare un po' a richiedere in giro ai ministeri, insomma, cercando di farsi supportare in questo che veramente è un lavoro complicato, molto complicato. E quindi incontro una donzella, che definirla donzella è soltanto così all'anagrafe, che invece ti racconta una storia diversa, cioè che invece con la propria forza, la propria energia e un pizzico di pazzia, effettivamente vuole iniziare sul nuovo viaggio. Dove c'entro io e perché c'entro? È venuta sul lungomare di Mergellina, in Santa Lucia, e da lì, insieme ai suoi allievi, non so che ci fosse quel giorno, di qualche anno fa, abbiamo, tra virgolette, battezzato, mi sono presa questa piccola parte, perché la Regione Campania ha dato legge, dalla benedizione, quel viaggio faceva lei, quindi ma non poco male, però veramente quel bacio che si dà per dire sì, forte, vai, e porta a casa la pelle, tra virgolette, perché effettivamente è un viaggio molto complicato. Sentiamo una certa sensazione di timore, di paura quando usciamo da casa. Sarà che io ho una figlia femmina e un figlio maschio, però effettivamente riesco ad avvertire ancora di più di prima una sensazione di instabilità, di precarietà nella società, nel vivere quotidiano, dovuto forse effettivamente ad un incattivirsi. Noi lo diciamo perché riusciamo a vedere la differenza. Poi magari i nostri avi, parlavamo prima, avvertivano la stessa sensazione. E allora che fare? E allora innanzitutto farci noi mera ambasciatori di una nuova modalità di approccio. Se veramente crediamo che possiamo ogni giorno fare la nostra piccola parte per migliorare le cose, allora facciamola senza mezzi di super, come oggi lo fa Aria la fa qui, nel senso di farci vedere tutto quello che ha realizzato, le paure che ha superato, le difficoltà tecniche, materiali, strutturali che ha dovuto superare. Sicuramente ciascuno di noi oggi si porta a casa qualcosa in più, e cioè ce l'ha fatta lei in questa grande e intensa avventura. Anche noi nelle piccole battaglie veramente ce la possiamo fare se portiamo avanti i nostri valori, piccoli o grandi che siano, ma se non iniziamo da noi, è difficile aspettarci il meglio dagli altri. Io oggi che sono un manager di un gruppo di aziende, sono ritornato, quindi sono 24 anni che faccio questo lavoro, di un'azienda che ha filiali in tutta Italia, lo faccio con i miei dipendenti, donne o uomini che siano, cerchiamo di dare loro la possibilità, parlavamo prima, di conciliare i tempi di vita e i tempi lavorativi, affinché mai nessuna donna o nessuna categoria più fragile, ancora fragile purtroppo di questa società, possa essere costretta a scegliere. Grazie. Grazie di questo invito. C'è grande emozione, ce lo diceva Rosaria, perché mi ricollego proprio alle parole che ho usato ieri, no? Al senso di responsabilità e anche la consapevolezza che questa responsabilità di un artista deve essere praticata, deve essere dichiarata quotidianamente, e sia in una dinamica che quella quotidiana della formazione, quindi la responsabilità del docente, ma anche responsabilità all'esterno di questa istituzione per costruire dei nessi e dei collegamenti, quindi delle connessioni, appunto diceva il console onorario, delle connessioni su tematiche che sono, come dire, sotto i nostri occhi quotidianamente, no? La discriminazione, il patriarcato, le questioni di genere, no? Che ci ritroviamo sempre ad affrontare come temi che in un ambito geografico così ampio ci mostrano che il linguaggio, quello dell'arte, è una sorta di esperanto che consente di declinare questo tema attraverso un
delle modalità che possano effettivamente confluire non in soluzioni, ma almeno in tematizzazioni forti che ci prevedano tutti. Chiedevo a Rosaria prima di questa presentazione, chiedevo quante lingue avesse, non quanti paesi, ma quante lingue. Perché è molto interessante, no? Questa dimensione fisica che l'artista, scultrice, Rosaria Gazzetta, sottolineo scultrice perché c'è appunto in questa, anche nel nostro immaginario collettivo, nella modellazione della materia, un po' questo portato del lavoro dello scultore, della scultrice, e quindi questa necessità appunto di toccare con mano, quindi di non tematizzare l'astratto, ma di tematizzare qualcosa che potesse essere modellato. Sono tutte persone vere, sono tutte persone che dichiarano una cultura della sofferenza, no? A cui ci si è assuefatti e che invece evidentemente nel segno dato da Rosaria Gazzetta, una cultura della sofferenza che può essere vinta appunto attraverso un nuovo linguaggio, o meglio, una lingua diversa da quelle 10 parlate in quei paesi che ha attraversato, che è appunto la lingua dell'arte. Grazie. E allora io credo che questo grande itinerario che Rosaria ha compiuto derivi da una incredibile sete che lei non riesce mai a saziare. Lei tutto sommato insegnava già da molti anni nelle accademie, però era da poco di ruolo qui all'Accademia di Belle Arti di Napoli. Poteva fare il suo lavoro, diciamo, para-impiegatizio, come magari faranno altri nelle accademie e in tutti gli altri luoghi dove si lavora. Oppure poteva anche, appunto, decidere di fare qualcosa di eccedente, di straordinario, secondo me, anche perché, appunto, ritorno al turismo di oggi, il console onorario diceva sì, anche altre persone fanno viaggi, però la stragrande maggioranza delle persone oggi crede di fare viaggi, ma non è altro che, appunto, qualcosa di borghi e fuggi, no? Che alla fine non ti fa crescere, no? I famosi viaggi low cost di 3-4 giorni, che c'è il mondo, inquini molto più di quanto possa aver inquinato Rosaria in 2 mesi, quando sono inquini 3 giorni, perché insomma con l'aeroplano si inquina assai, e non vedi niente, non prendi davvero l'anima, l'anima dei luoghi, e soprattutto poi non vivi nemmeno l'avventura che era un tempo legata al viaggio, e il rischio che possa non andare tutto bene, si mangia quando si può, si dorme quando si può e dove si può. Io sono molto legato a Rosaria, ma forse proprio da tanti anni, quasi da 20 anni, però la seguo, ma forse proprio perché siamo diversi da questo punto di vista. Io preferisco i viaggi della mente, lei allarga attraverso i viaggi, perché poi c'era stata anche la prova generale, perché lo sai, nel 2015 era andata in Grecia, e non a caso in Grecia, perché erano poi gli anni in cui si parlava molto di Grecia, perché erano gli anni della crisi, insomma, il periodo in cui c'era Tsipras e tutto quello che sicuramente ben ricordate. Voglio riprendere uno spunto di Olga per quanto riguarda la scultura, perché in effetti sì, assolutamente, già altri scultori, non sono scultori ovviamente, però già altri scultori, anche scultori e scultrici napoletani e napoletane, alcuni che hanno insegnato qui anche scultura e che sono, di cui Rosaria ha raccolto, diciamo, il testimone, sono partiti dalla scultura per fare un lavoro performativo a tutto campo. Si parlava degli anni 70, mi permetto di fare solo un nome, Gerardo Di Fiore e la Social Group, che è insegnato Gerardo Di Fiore, come sapete, ha insegnato qui, ma voglio ricordare anche un'altra persona che comunque è stata importante anche per la formazione di Rosaria, che è una scultrice e che è stata una delle prime a parlare di
di un arte femminista a Napoli e a fare scultura ma anche azione in senso, nel sociale e in senso femminista a Napoli, che è Rosa Panaro. Quindi voglio ricordare queste due persone che comunque, diciamo, una non c'è più, Rosa Panaro, l'altra c'è ancora, insomma, l'altro c'è ancora. Però, insomma, Rosaria continua assolutamente, diciamo, questa tradizione, probabilmente con altri mezzi rispetto a quella che è la sua specifica poetica, ma rispetto anche a quelli che sono i tempi diversi, insomma. Grazie. Sembrava il caso di fare questa presentazione in Accademia, non perché non fosse bello il documentario, ma perché questo è lo spazio per gli studenti. Mi sembrava inappropriato che fosse qualcosa di mio che insegno in questa Accademia. Ma perché ho accettato l'invito di Nevina? Perché quando ero studentessa mi aspettavo che qualcuno mi facesse vedere delle cose che potessero essere importanti per me. Quindi mi sono immaginata io, quando ero studentessa e sentivo il bisogno di vedere delle cose, lui parla di spettacolarità, ma no, di cose che potessero aprirmi a delle nuove dimensioni. Allora io l'ho fatto pensando ai ragazzi che sono stati i compagni di viaggio, che quelli che mi hanno salutato, che poi vedrete che c'è qualcuno di voi, era al saluto della mia partenza, qualcuno mi ha accompagnato nella mente, ma il mio leitmotiv era che poi questo progetto fosse dedicato ad impiantare un seme in tutte le persone che lo vedono e che l'avrebbero visto. Per cui questo è stato il momento per la quale mi ha spinto a fare questo progetto, e per questo è il motivo per la quale ho accettato l'invito di Nevina. L'intenzione era quella di immaginare che cosa succede dentro di voi questo piccolo seme, per cui spero che possa questo seme crescere mischiato insieme alla straordinarità che ognuno di voi ha. Grazie agli ospiti per essere intervenuti, grazie al giovane del SCP e grazie a Nevina, che è un esempio in persona. Grazie a te. Una cosa che Rosaria in questa Accademia ha contaminato diverse persone, tra cui me. Grazie a lei io ho acquisito veramente una forza e una voglia di combattere che avevo perduto, e conoscendo lei l'ho anche conquistato. Quindi lei è una combattente, un artista militante, quindi ho lavorato per questo. E dove passa lascia contaminazioni in questo senso. Buona visione e dopo facciamo la